Giovanna Micole Zoe Fontana nascono tra Versetolo, un paesino in provincia di Parma. Apprendono l'arte e la passione della sartoria dalla madre, Amabile, che gestisce un piccolo laboratorio ereditato dalla nonna. Dopo i viaggi di istruzione a Milano e Parigi, la sorella maggiore Zoe si stabilisce a Roma, dove è apprendista presso la sartoria Zecca. Radunati i primi risparmi, Zoe si fece raggiungere dalle sorelle. Micole trova un posto presso la sartoria Battilocchi. Giovanna lavora in casa. Nelle ore sottratte al sonno, le sorelle sperimentano le loro creazioni, che propongono alle inquiline del palazzo dove abitano. Grazie al passaparola, la clientela si allarga alle signore dell'aristocrazia romana. Sono tre ragazze giovani di Parma, diceva la portinaia, la loro prima PR. Sono brave e provate. Abbiamo cominciato dalle principesse romane, Torlonia, Colonna e Borghese, Savoia. La nostra manequin de société partecipava ai salotti vestita con un nostro abito e poi, dopo, ci portava le clienti. Nel 1943 le sorelle aprono un atelier in via Sebastianello. Dopo la fine della guerra, Roma è invasa dai produttori cinematografici americani e diventa uno dei ritrovi del jet set internazionale. Per le sartorie fu una grande opportunità e per noi, dice Micole, un'avventura emozionante che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. La grande difficoltà del nostro inizio, un mondo di sacrifici, soprattutto un'immersione totale nel lavoro, ricordo tutto con emozione e commozione, un periodo comunque irripetibile della nostra giovinezza, reso sopportabile dal legame di affetto, di stima e di costruttiva dialettica che ci univa come sorelle e come figlie. La fama arriva nel 1949, quando le sorelle Fontana disegnano l'abito nuziale di Linda Christian, che sposa Tyrone Power a Roma, i genitori della nostra amata Romina. L'abito e il nome delle sorelle Fontana appaiono sulle maggiori riviste patinate europee e americane. Gli abiti nuziali rimarranno un cavallo di battaglia della Maison. Sposarsi con un abito delle sorelle Fontana sarà il sogno di molte giovani italiane dell'era del boom economico. Negli anni 50 le sorelle si impongono definitivamente, proponendo uno stile sobrio e portabile, in cui combinano sapienza artigianale e estro creativo. I tessuti stampati, il recupero della tradizione rinascimentale e alcuni instant classics, come il corpetto aderente con gonna a ruota, sono i loro segni di riconoscimento. La nuova sede della Maison a Piazza di Spagna è frequentata da celebrità come Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy. Le sorelle Fontana sono invitate a disegnare gli abiti delle attrici nei film americani. La cliente più assidua è Ava Gardner, per la quale creano il celebre pretino, un seducente abito di taglio talare. In un film, racconta Micole, dovevamo vestire Ava Gardner da Monsignore. Noi siamo cattoliche e chiedemmo il permesso al Vaticano. Loro ci mandarono un abito da cardinale da copiare, narra Micole. L'abito da cui le sorelle trarranno un'intera collezione e sarà poi indossato anche da Anita Ekberg nella Dolce Vita. Al successo della Maison contribuisce il sodalizio affettivo delle sorelle, che uniscono talenti creativi e talenti di gestione. Giovanna è la manager che si occupa dei numeri, pianifica le collezioni e cura la formazione delle apprendiste. Zoe è la creatrice, che fiuta le tendenze e rinverdisce di continuo le proposte della Maison. Micole il piccione, come la chiamavano in famiglia, perché viaggia in tutto il mondo e per proporre le collezioni della casa. Questo sodalizio permette alle sorelle di intraprendere iniziative ambiziose, anche se il contesto industriale e commerciale italiano di quegli anni non è ancora maturo per sostenerle appieno, come accadde invece dopo agli stilisti degli anni 70 e 80. Nel 1951 le sorelle Fontana disegnano la loro prima collezione prêt-à-porter, che presentano nella storica sfilata di Palazzo Pitti a Firenze, organizzata dall'imprenditore Giovanni Giorgini. Questa sfilata segna l'esordio della moda
pronta italiana sulla scena internazionale, fino ad allora dominata da Parigi e da New Look di Christian Dior. La collezione Fontana seduce il pubblico e si assicura gli ordini dei compratori americani. Negli anni 60 la Maison ha una fabbrica dedicata alle collezioni prêt-à-porter e agli accessori, cappelli, scarpe, borsette, cravatte per uomo. Le sorelle prestano i loro servizi anche ad Alitalia e alle Nazioni Unite, per le quali disegnano le divise delle hostess. Nel 1972 le sorelle si ritirano dalle sfilate, continuando però a collaborare per qualche anno alle creazioni della Maison. Nel 1978 muore Zoe. Nel 1992 il marchio Sorelle Fontana è ceduto a un gruppo finanziario. Nel 1994 nasce la Fondazione Micol Fontana, che custodisce l'archivio storico dei modelli e una selezione delle loro creazioni. Nel 2004 muore Giovanna. Nel 2011 le sorelle sono celebrate nello sceneggiato televisivo Atelier Fontana. Le sorelle della moda, che mescola la storia della Maison con ricostruzioni romanzate degli amori delle protagoniste, e Micole, 98enne, partecipa alla presentazione, alla stampa con divertimento e un po' di distacco, dice: «Noi non eravamo così belle», dice, dopo aver conosciuto le attrici che interpretavano lei, Giovanna e Zoe. «Questa fiction ha un neo. Inventa un po', io per 90 anni ho solo lavorato, cominciai che ne avevo 7 e loro, per rendere la cosa più interessante, hanno dovuto per forza metterci dell'altro». La nostra carissima Micole ci lascia nel 2015. Fonti e risorse bibliografiche tratte da L'Enciclopedia delle Donne, Nicola Misani.